Andiamo avanti con il premio Eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership Professional Translation Services Fashion and Luxury. Questo premio va a Fashion Words. Per l'elevata soddisfazione del cliente grazie all'estrema attenzione al servizio offerto, un rapporto qualità-prezzo estremamente vantaggioso e per l'approccio innovativo. Per essere in grado di offrire traduzioni madrelingua in oltre 40 lingue e per lavorare con molte tra le più importanti aziende nazionali e internazionali. Sì, buonasera a lei, buonasera a tutti quelli che ci stanno guardando. È assolutamente un piacere essere qui questa sera e ricevere questo riconoscimento così prestigioso, così importante, che ci consolida e ci conferma come un punto di riferimento nel nostro settore. Assolutamente sì, è un piacere per noi. Adesso la Per faccio dire in subito. due parole Sì, cos'è prego. Fashion World? Prego, 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 mi racconti subito la vostra realtà, prego. Sì, per dire in due parole cos'è Fashion World? Noi ci occupiamo di traduzioni e copywriting, esistono tantissime agenzie di traduzione in Italia e all'estero, molto serie e molto strutturate, che traducono per i diversi, più diversi settori. Noi abbiamo scelto un unico settore, che è quello della moda, del fashion, e abbiamo deciso di specializzarci in quel settore. Così facendo, siamo riusciti nel corso degli anni, circa 15 anni oramai, a offrire ai clienti un insieme di servizi e un know-how assolutamente unico sul mercato. Facendo solo quello, abbiamo la possibilità di adattarci il più possibile alle esigenze dei clienti. Io dico sempre ai clienti, la nostra traduzione è sicuramente una traduzione, è cos'è una traduzione di diverso da quella che potrebbe fare qualsiasi altra agenzia. Di fatto, i nostri servizi che offriamo sono un vestito su misura, cucito sulle esigenze di ogni singolo brand. Venendo alla traduzione, il tipo di servizi linguistici sicuramente sono fatti da esperti che conoscono a fondo il settore moda perché fanno quello dalla mattina alla sera. Traduttori ce ne sono tanti, per darle un dato. Sì. Noi quando selezioniamo i nuovi collaboratori, i nuovi traduttori e copywriter, mediamente su 10-15 persone che vediamo e che testiamo, ne troviamo una di veramente valida per il nostro settore. Già questo dice un po' il livello di specializzazione a cui volevamo arrivare e a cui probabilmente questo premio conferma che forse stiamo andando nella direzione giusta. Certo, ma Oltre alle c'è un altro aspetto, mi traduzioni di scusi se la qualità e ai servizi di interrompo. qualità. Non so se mi sente, mi scusi se la interrompo, c'è un altro aspetto che abbiamo evidenziato nella motivazione che secondo me è da sottolineare, cioè il rapporto qualità-prezzo. In questo momento ancora di più, ho ragione? Sì, assolutamente. Diciamo che allora, la traduzione purtroppo oggi è una commodity. È un servizio indifferenziato dove c'è una fortissima pressione sui tempi di consegna e sul prezzo. Quindi va benissimo tutti i servizi che vogliamo, però la traduzione deve costare poco, meno costa e meglio è. Sì. Anche qui ci viene in grosso aiuto la specializzazione. Sicuramente noi non siamo l'azienda più economica sul mercato, non lo vogliamo essere, ma sicuramente siamo quella che nel settore fashion ha il rapporto qualità-prezzo probabilmente più interessante ed è quello che ogni giorno i clienti ci riconoscono. Noi da parecchi anni a questa parte stiamo vedendo una crescita in doppia cifra e dunque questo ci dice che probabilmente i servizi che stiamo offrendo sono validi e hanno un prezzo adeguato per quello che riusciamo a garantire al cliente. Noi lavoriamo con grossissimi brand, con i principali brand a livello internazionale, a livello mondiale. Lavoriamo in realtà anche con piccole realtà, con brand più di nicchia, specializzati magari in produzioni più limitate. Lavoriamo con l'haute couture, lavoriamo con il mass market, lavoriamo con il settore della calzatura, un settore molto importante, molto difficile. Lavoriamo con brand che producono abbigliamento sportivo e abbigliamento tecnico. Arriviamo persino alla profumeria, all'orologeria. E quindi questo tipo di settore sicuramente riusciamo a offrire degli ottimi servizi,
con un prezzo che i clienti apprezzano e con tempi di consegna sempre più stretti, che è l'altro elemento che oggi il mercato chiede. Certo, tempistiche insomma abbastanza ridotte e ovviamente tutto questo collegato a un approccio innovativo, no? Lo abbiamo sentito. Sì, in effetti l'innovazione è un po' la conseguenza della specializzazione, se vogliamo, perché lavorando soprattutto con i brand più grossi, noi tutti i giorni riceviamo da loro degli stimoli, degli spunti sulle loro esigenze, su quello di cui hanno bisogno, su nuove situazioni che si vengono a creare. Sì. Devo dire, se guardo indietro, la maggior parte dei servizi innovativi che noi oggi forniamo nascono, da richieste che ci ha fatto qualche cliente. Qualche cliente che una mattina ci chiama e ci dice: io ho questo problema, cosa potremmo fare? Da lì molto spesso c'è stata l'intuizione, c'è stato lo sviluppo di un servizio innovativo che poi, a partire dai brand magari più grossi, più esigenti, a cascata viene diffuso anche su realtà molto più piccole, che però possono beneficiare della nostra specializzazione, appunto nel settore. Quindi l'innovazione è un po' va di pari passo con la specializzazione, e infatti quello che diciamo sempre noi è che noi non offriamo solo traduzioni, di solito i clienti che ci contattano, ci scrivono perché hanno bisogno di tradurre qualcosa, in realtà trovano molto di più, trovano un insieme di un pacchetto di servizi di altissimo valore aggiunto, ed è quello l'elemento che nel 99% dei casi ha portato da noi i nostri clienti piuttosto che verso altre offerte di cui insomma il Certo, mercato è pieno. chiarissimo. Io la ringrazio, dottor Diego Caldognetto, Managing Director di Fashion Words. Grazie Grazie per a essere lei. stato con noi e complimenti per il premio. Allora, attenzione, noi adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con il rush finale di questi Le Fonti Awards. Quindi restate con noi, torniamo tra pochissimo.